Buongiorno a tutti, io sono Giovanni e sono un esperto in equipaggiamenti del Grande Guerra del Novecento e non solo. Oggi vi parlerò di un elmetto iconico, diciamo, uno tra i più famosi elmetti, il Pickelhaube. Il Pickelhaube è stato introdotto nel 1842 da Federico II, quindi Federico il Grande, per le sue truppe. Come tutti come questi, perché non è proprio un elmetto, è un elmo questo. Diciamo che questo elmo era più decorativo, infatti è fatto in cuoio e non era utile proteggere da proiettili. E alla fine, secondo i prussiani, era utile solo per parare le sciabole di cavalleria con la punta, che è fatta in ottone come tutte le altre decorazioni dorate. Questo che vi sto mostrando è una riproduzione purtroppo di Pickelhaube. Qui c'erano delle coccarde con i colori statali e ne vennero prodotti molti tipi di Pickelhaube. I più famosi sono quelli dei cacciatori, che hanno un prolungamento, un paranuca molto più lungo dietro. E hanno un'aquila anche leggermente diversa, qui scende molto di più. Dopo ci sono gli ersatz, quelli furono prodotti nella Grande Guerra e sono stati gli ultimi modelli di Pickelhaube. Infatti i Pickelhaube sono stati dismessi, diciamo, e sostituiti nella Prima Guerra Mondiale, quindi nel 1916, anche se qualche ufficiale lo utilizzò addirittura in epoca nazista. Dopo non si utilizzò più, però c'era qualche ufficiale che lo indossava ancora. Questo modello da truppa è della Prima Guerra Mondiale, e dopo, vabbè, quelli da ufficiale avevano qua un cordoncino in più dorato. E questo elmetto è molto particolare, non solo per le sue caratteristiche, diciamo, anche inutili perché è cuoio. Però diciamo che in base al tuo rango ti davano ovviamente dei Pickelhaube diversi, altrimenti anche quante volte eri stato ferito. Per esempio, se eri stato ferito più di 3 volte, non era più ottone questo, era argento. Infatti, i Pickelhaube con i colori appunto argento al posto di bronzo, quindi questo è ottone, però è colore bronzo, li troviamo argentati e hanno anche molto più valore. Spesso sono io anche se costano troppo, però chiedo sempre lo stesso il prezzo ai commercianti dei Pickelhaube, e ho scoperto alla fine che non sono tutti molto attendibili. Infatti spesso si confondono questi Pickelhaube qua, facciamo finta che sia vero, questi Pickelhaube qua con quelli da ufficiali, mentre quelli da sottufficiali, quelli argentati, quindi si tende a dare più valore a questi rispetto a quegli altri. In verità, secondo il mio punto di vista, gli altri hanno molto più valore perché un soldato è stato ferito più di 3 volte e quindi è sopravvissuto, mentre questi qua li davano a tutti, diciamo. Oltre ai modelli che vi ho elencato prima, comunque, quindi all'ersatz, cambiavano anche in base agli stati, perché prima di essere il secondo Reich, la Germania della Prima Guerra Mondiale, Primo Reich era quello di Carlo Magno, il Secondo Reich quello degli imperatori prussiani, e Terzo Reich quello di Hitler. Ma a parte quello, qua vabbè, quando la Germania non era ancora unificata, ogni stato adottava il suo di Pickelhaube. Allora, questo è quello prussiano, diciamo, che riportava sull'aquila la scritta Mitte Gott Kaiser sein, che oppure Deutschland. Allora,
Allora, Mittelgott Kaisersein vuol dire che di Mittelgott Kaiser, Mittelgott Aterland. Allora, primo, Mittelgott Kaisersein che di vuole dire che Dio sia con l'imperato. Mittelgott Kaiser che Dio sia con l'imperatore. Mittelgott Aterland vuol dire che Dio sia con la nostra patria. Questo veniva scritto solo nei modelli prussiani, dove no, troviamo anche la scritta FR, cioè Frederick Rex, quindi Federico il Grande. Frederick, vabbè, è in tedesco e vuol dire Federico, e Rex, latino, vuol dire grande. E comunque, come ho già detto, c'erano anche vari modelli. Oltre a questi, c'erano anche i modelli da generale, che avevano io so sempre parlare di quelli prussiani, avevano delle decorazioni qua, quindi dei piumetti, diciamo. Poi c'erano quelli della battaglia dove veniva sostituita la punta con un tondo e basta, oppure proprio si staccava la punta e basta. Infatti è molto semplice anche adesso, non provo a staccarla, non garantisco niente. Normalmente se la faccio con più facilità, ma. E allora, così, questi erano quelli prussiani, mentre c'erano quelli degli altri stati germanofoni, quindi Austria, Sassonia, Baviera. Quello che alla fine assomiglia di più a quello prussiano era quello sassone, che cambiava solo qua la forma dello stemma. Quello austriaco cambiava leggermente, ma non veniva tanto utilizzato per unità dell'esercito, più per unità di gendarmeria. E era un po' più, diciamo, contenuto, perché questo è bello largo, aveva una punta più alta e lo stemma cambiava. Dopo ci furono altri elmetti che assomigliavano ai Pichelaube, sempre austriaci, che erano solo derivati. Per esempio, fate conto, no, non l'elmetto, tipo l'elmetto italiano dell'Ottocento, quello coloniale, quindi il casco coloniale, classico, quello che conosciamo tutti, stessa forma, diciamo, solo fatto in cuoio, con una punta però molto più ridotta e anche molto più sottile. E questo per l'Austria. Dopo la Baviera è quella che diciamo che l'ha quasi stravolto totalmente, perché Pikelaube appunto vuol dire Pikel e la punta, Haube è l'elmo, il elmetto. Questo è più un elmo, perché gli elmetti normalmente sono fatti in ferro, e vabbè. Comunque, tolsero la punta, vabbè, innanzitutto cambiarono anche lo stemma, non misero un stemma ufficiale, solo il numero del battaglione mettevano, o del reggimento. E qua invece c'era una criniera che finiva qua in pelliccia d'orso. Ovviamente tutti i modelli erano fatti in cuoio bollito. E bene, io spero di esservi piaciuto. Ricordatevi di iscrivere, valutate un'iscrizione e al prossimo video scrivete nei commenti che elmetto volete. Grazie, a presto.